Signor Sindaco, a caldo è finito il Consiglio Comunale, la mozione di sfiducia non è passata. Lei ha detto che il suo programma elettorale, il programma per la città, è un programma che durerà 10 anni, ma si è fatto un auto-endorsement? Assolutamente no. L'Alleanza per la Città ha elaborato con i cittadini un programma ambizioso che riguarda una città che da troppi anni è agli ultimi posti delle graduatorie di vivibilità. È un programma che chiaramente non può essere esaurito nel limite di un paio d'anni, come è stata la discussione di adesso, né in 5 anni, ma noi abbiamo come alleanza individuato un arco temporale di 10 anni, quindi di due sindacature. Io sto portando avanti questa, sto facendo il mio dovere e lo sto facendo insieme ai miei concittadini. Questa sera c'è stato un dibattito molto acceso, per certi versi anche molto interessante, perché sono state portate avanti delle giuste istanze anche dall'opposizione, per cercare di rendere ancora più efficace questa azione che, ripeto, è ambiziosa, cioè che mira a realizzare una città che sia allo stesso livello di altre città dove si vive una qualità di vita certamente superiore. Lo dobbiamo fare insieme, dobbiamo credere nelle nostre risorse, nelle nostre capacità, nella voglia di fare sistema insieme. 17 consiglieri comunali, il dato politico è questo, in questo momento non credono in lei. Come valuta questo dato? Ma io ho detto loro che io continuo a credere in loro. Cioè, nel senso che tutti quanti insieme dobbiamo realizzare quella politica della coesione che è mancata in questa città da sempre. Se noi siamo deboli politicamente perché la politica si è sempre frastagliata, frantumata, frammentata per cercare sempre di tutelare interessi di parte. Io stasera ho detto ai consiglieri comunali che continuo ad avere fiducia in loro, fiducia nella volontà di realizzare una corresponsabilizzazione nel rispetto delle identità diverse, dei ruoli diversi, ma per realizzare una politica che miri a realizzare degli interventi prioritari e diretti per la nostra città insieme. Cosa succederà da domani? Io domani mattina sarò qui a lavorare, come faccio ogni giorno, per il bene della mia città. Aprirò dei tavoli con i consiglieri di opposizione che vorranno collaborare con la maggioranza nel individuare delle priorità per questa città e continueremo a rivolgerci ai cittadini perché questa attività amministrativa sia un'amministrazione aperta alla partecipazione dei cittadini.